Giorgio Boscolo, amministratore delegato Boscolo Tours. Partiamo subito da quest'anno 2012, un anno difficile, un anno di contrazione. Che bilancio puoi stilare di questo esercizio finanziario? E soprattutto la vostra ricerca del servizio, i vostri, diciamo, viaggi di qualità, che sfida, affrontano in un anno dove c'è la contrazione del budget? Ma diciamo, quest'anno è stato un anno veramente molto molto difficile, forse l'anno più difficile della nostra storia nel mondo della Boscolo Viaggi. E nonostante tutto, riusciremo a fare un buon anno in ogni caso, proprio grazie alla fedeltà dei nostri clienti che ci seguono da moltissimi anni. E soprattutto anche grazie alla nostra divisione storica di incoming, dove il mercato russo, giapponese e sudamericano in ogni caso hanno compensato qualche segno meno dato dal mercato italiano. Una cosa è certa, sono momenti particolari, sono momenti dove bisogna veramente pensare al futuro in maniera diversa, cercare di ripensare l'azienda e cercare di pensare a un futuro che deve essere organizzato in maniera forse anche diversa. Chiuderete quindi con un segno meno nel fatturato e magari passeggeri in più? Chiuderemo con un segno meno sul fatturato, dovremo però avere anche un piccolo segno meno sulla marginalità complessiva, però sempre su cifre, diciamo, su un'edizione veramente molto modesta. Ecco, per quanto riguarda il ripensamento di cui parlava prima, che cosa si intende, che cosa può significare per la divisione tour operating del gruppo? Il ripensamento è che dobbiamo allargare il nostro prodotto, quindi sull'area prodotto cercare di costruire un prodotto ancora più ampio e ancora più completo. Quindi aggiungeremo alla nostra divisione viaggi, che erano viaggi basati su dei minimi di 15 persone, anche una base 2. In sostanza, per qualsiasi viaggio che avrà sempre le caratteristiche Boscolo, daremo la possibilità di partire anche su base 2, soprattutto per quelli che sono i viaggi chiamati di lunga percorrenza, il Giappone, gli Stati Uniti, l'Australia, l'Asia, eccetera. Verrà aggiunto un nuovo catalogo con circa 80 nuove proposte che andrà a integrare quella che noi chiamiamo la collezione di viaggi di Boscolo. Poi abbiamo la divisione, quella dedicata ai gift, dove abbiamo delle soddisfazioni, e anche questo è un mercato abbastanza duro, non è facile, però abbiamo delle soddisfazioni piuttosto importanti. L'alleanza oggi, la partnership oggi con Trenitalia è un'alleanza importante, ci saranno delle altre che andranno a seguire. Il mercato internazionale dobbiamo rinforzarlo ancora di più, perché ci sono dei mercati che non soffrono, soprattutto i mercati BRICS. E un'altra cosa molto importante, tutto il mondo del digitale, quindi la parte dell'online, deve essere assolutamente rinforzata con dei budget, anche se necessari o speciali. Ecco, parlando di online e di tecnologia, è sempre stato il punto di forza di Boscolo. Lei ci ha sempre creduto. In che cosa deve ancora migliorare la tecnologia in casa Boscolo e nel sistema turismo? La tecnologia bisogna innanzitutto cercare di interpretarla correttamente. Non è tecnologia, ma è un servizio al cliente. In sostanza, bisogna rendere la vita del cliente più semplice. Bisogna dare al cliente dei servizi. In sostanza, se io devo comprare una destinazione, voglio avere la certezza di avere tutte le informazioni necessarie su quella destinazione. Voglio avere un servizio prima del viaggio, durante il viaggio e dopo il viaggio. In più, devo avere le informazioni con trasparenza. In sostanza, la gente non si fida più delle aziende, ma si fida dei consumatori che hanno utilizzato quelle aziende. Quindi bisogna dare la possibilità che i nostri passeggeri parlino con i nostri clienti. Quindi deve essere una tecnologia orientata al servizio. Perfetto, e questo vale per l'azienda Boscolo così come per tutto il settore. Invece ancora una domanda che riguarda la vostra sede e il gruppo. Abbiamo visto qualche mese fa che ci sono stati dei trasferimenti da Milano a Padova. Parlando con suo fratello Angelo Boscolo, che segue più che altro la divisione alberghiera, non so se come battuta, con un fondo di verità, parlava di un possibile trasferimento anche a Londra. Pensate magari di quotarvi alla Borsa di Londra o un trasferimento fuori Italia potrebbe essere fattibile a breve o medio termine? Allora, innanzitutto bisogna tenere
in considerazione che dentro la Bosco ci sono due rami di aziende principali, uno è il mondo dei viaggi e uno è il mondo degli alberghi. Il mondo degli alberghi si sta spostando sempre di più verso 5 Stelle. 5 Stelle non è una categoria, ma è un tipo di cliente che tu stai cercando, è un cliente sempre più internazionale, sempre un cliente più globale. Noi non pensiamo che dobbiamo pensare alle sedi come posto di lavoro, ma dobbiamo pensare alle sedi per essere più vicino ai nostri clienti. Sicuramente il cliente dedicato al mondo degli alberghi è sempre un cliente più internazionale. Quindi quella che dice mio fratello Angelo non la vedo proprio una battuta, ma può essere uno scenario molto possibile. Grazie, buon lavoro.